cinese, così. Adesso infatti sono quelle, Luigi. Che mangiate voi? L'uovo di papera. Papera. Pronti, partenza, via. Nevica. Pure a Roma nevica, mi ha detto mamma. Pure a Roma? Sì, cominciamo sì, adesso. Questa carola sta attaccata. La Monte Riascone è pure. Fuggitina per strade bianche. Troppo. Non siamo tanto normali, eh. Tu sei l'addetta alla videocamera. Ok, non te la perdere. Strilla loro. Stanno a strillare perché? Eh? Vedi un po'. Stanno a strillare loro. Ci hanno detto d'andare via. Dove devono andare? A noi? No, no, non ce l'hanno, ce l'hanno con quelli che stanno dentro. Stanno a spingere i cinghiali da là. Mo tocca vedere se da qua si può passare. Comunque è strada, non è bosco, eh. Non ho capito. No, andiamo da qua. Ah. Però a me mi mette pensiero. Ecco qua c'è la risposta. Al limite di schioppettare. No, vai. Se sarà tagliato, ma con l'uomo. Ancora nevica, quella sul cimino a neve,
freddo? No, io sto benissimo. Allora, uno è uscito. Vediamo l'altro. Anche lui ce la può fare. La situazione è tragica. Io ci salgo dietro, ma praticamente abbiamo finito. Beh, ma non è che c'era tanta alternativa, perché comunque qui in mezzo non credo che era meglio. No, 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 no. Però non c'è il cavalletto, mi serve. Ti aiuto! Allora, qui ci vuole un attimo per capire la funzione di questa GoPro. È acceso? No, allora prima che accendi tiriamo la colpa. Allora, io ho acceso. Allora. Vi abbiamo risparmiato qualche pezzo veramente inquietante. E naturalmente squilla anche il telefono. Non ci facciamo mancare nulla. Ma tutti e due da davanti forse mi tiralla, perché sei affondata lì. Avvicinate che lui casca. Io comunque scivolo a piedi. Io con le zampette corte basta che uno mi fa così, io perdo l'equilibrio. No, io comunque ti toccavo per tenerti, perché ho visto che non toccavi per terra. È apposta, però è... No, me la tieni un attimo. Ma attiva ancora? No, volevo vedere che mi ha chiamato. Sì, vabbè. Ok, decidiamo di ritornare indietro. Forse è meglio. Sto culo oggi. Ma la sigaretta te la siamo meritata? No, no, se la famo una sigaretta, sì. Qua? Sì, comunque adesso lo possiamo dire. È stata lei che ha detto passate in mezzo al campo. Io giuro, è vero.
qua Mirko. È venuta giù la strada. Vabbè, comunque non ci dovrebbero essere grossi problemi. A meno che non salimo un attimo sul campo de nocchie. Vai Mirko, stai in televisione! Stai in televisione! Vai che sei passato Mirko! No davvero, mi accendi e vai, perché ormai sei passato tutto. Non c'è più bisogno di nessun appoggio. Dai Mirko! Pronto? Uno, due, vai! Vai, 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 vai! Vai. GoPro, sono pieno di fango, puoi anche spegnere. Ma perché Chiara tutta a piedi se la fa? Che c'avevo paura che là c'è stava lo strapiombo, capito? Te cade la moto, meglio vicino al costone. Però ti vedo prima lo so. Te l'ho detto! L'ho capito dopo, però quando mi ha fatto così non penso stavo là! Raggiunto il ristorante dopo un giretto tranquillo, raggiunto il ristorante da Susanna. Mirko fa il controvideo, Chiara incazzata nera. Che pugnetta, oh. A mamma quanto ti butto per una bufana. Ok. Giro finito, caffè rigorosamente a portare via, le moto infangate già l'avete viste. Caffettino. Chinese. Papera. Mirko, vai, vai, vai! Andiamo, ma che fa? Dove è matto? Vediamo l'altro. Anche lui ce la può fare. È stata lei che ha detto passate in mezzo al campo. Veramente inquietante. E naturalmente squilla anche il telefono. Vai, va bene, va bene.